Ma bentornati in una nuova puntata di What's Up Economy. È da un po' che non ci vedevamo, vero? Beh, ormai quasi forse da 2 o 3 settimane. Causa questo naso qui. Ma se per voi questa notizia è nuova, vuol dire che non mi seguite su Instagram e questo è un grande problema. Quindi recuperate questo grande difetto che avete. Non mi seguite su Instagram, perché lì ho raccontato tutto e di più riguardo a questa storia. E anche sul mio profilo personale, anche sul profilo di WhatsApp Economy, dove metto robe varie in più, oltre a questo canale YouTube. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare qualcosa che ormai è diventata più o meno una rubrica, anche se annuale. Infatti l'anno scorso, sempre verso questo periodo, ho fatto un video dove consigliavo 10 libri da leggere ed è piaciuto tanto a quelli che hanno usufruito dei miei consigli, sono piaciuti tanto e più volte mi sono detto durante l'anno quando fai un video, e quindi eccoci qua a fare un ulteriore video. E visto che me l'avete chiesto così tanto, questo sarà il primo di 2 video in questo periodo proprio per consigliarvi alcuni libri, quindi non avete più scuse, avrete 20 libri da recuperare fino alla prossima puntata che sarà l'anno prossimo. No, sto scherzando, non so quando sarà, però fino a quel momento avrete un po' da leggere. Da dove iniziamo? Facciamo una piccola introduzione magari? E questo mi consiglia Introduzione alla storia economica d'Italia di Vera Zamagni. Vera Zamagni è una delle studiose dell'economia italiana e della storia economica italiana più importanti e famose a livello accademico. E questo libro, secondo me, è molto importante e soprattutto nel riguardo dell'aspetto divulgativo. Infatti, come c'è scritto per l'appunto nel titolo, è un'introduzione, quindi se volete sapere molto in linea molto generale come è andata la storia economica italiana, però non vi volete sorbire dei manuali o dei libri approfonditi, questo qui vi dà un'infarinatura generale. Poi ripeto, l'autrice è di tutto rispetto, è fatto bene. Se volete approfondire, magari non vi basta quello che vi sta dicendo, sotto ogni piedi pagina ci sono ulteriori approfondimenti da poter consultare. E secondo me è un libro veramente buono per chi si vuole approcciare a questa materia, cioè la storia economica italiana, o comunque in generale a questa tematica. Introduzione alla storia economica italiana, Vera Zamagni, link in bio, affiliazione Amazon, e così supportate anche questo canale. Tra cui, come fate a non supportare questo canale? Guardate che maglione che ho, ci siamo evoluti rispetto all'anno scorso. Dai, eh? Secondo libro, qui andiamo su un tema tanto in voga negli ultimi anni, e cioè quello sulle startup. E visto che parliamo di startup, io vi consiglio un libro che si chiama Start Down. Ah, che bel libro! L'ho letto e mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto un sacco perché non è il classico libro sulle startup che ad esempio ti dice come fondarla, le startup migliori che sono mai esistite, o magari molto spesso ci sono quei libri che utilizzano tutto quel linguaggio mezzo inglese, mezzo fighetto per farsi fighi e vi delineano un mondo fantastico dove tutti diventano ricchi grazie alle startup. Questo è tutto il contrario, questa è una cruda realtà del mondo delle startup in Italia. Ha un linguaggio molto, molto semplice e che comunque è facile da seguire, e anche molto spesso utilizza dell'ironia proprio per prendere in giro tutta quell'ambiente di startup che si fanno i fighetti e che pensano di rivoluzionare il mondo, soprattutto in Italia, cosa che il 90% delle volte non è così. E questo libro lo spiega bene, e da qui il titolo Start Down, perché molto spesso ci sono dei problemi per creare un'impresa, una startup, che poi alla fine è un'impresa, in Italia. Qui questo libro lo spiega bene, c'è un problema di istruzione, c'è un problema di ecosistema, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi voglio spoilerare troppo. Prossimo libro. Il prossimo libro probabilmente ha come protagonista l'uomo del decennio, almeno a livello economico, e cioè sto parlando del buon Mario Draghi. Abbiamo il primo libro, Mario Draghi, l'artefice. Molte volte mi avete chiesto quando facevi video, ma quei libri su Draghi me lo consigli o non me lo consigli? Io ve li consiglio, vi consiglio sia questo che il prossimo che vi andrò a spiegare. Che dire, è un bel libro, narra le vicende di Mario Draghi subito prima l'entrata all'interno della BCE e poi tutta la sua storia durante la presidenza della Banca Centrale Europea.
Questo libro ha un approccio abbastanza giornalistico, in realtà è un poco meno economico, anche perché gli autori sono effettivamente due giornalisti. Ed essendo quindi due giornalisti, giustamente anche hanno dato un taglio più giornalistico, un po' più raccontato dell'esperienza di Mario Draghi all'interno della Banca Centrale Europea. Però, nonostante ciò, io ve lo consiglio, è molto scorrevole e quindi magari forse è anche un po' più facile da leggere, proprio per questo approccio più giornalistico, per l'appunto. Il prossimo libro su Mario Draghi invece è Draghi, Falchi e Colombe, edito dal Sole 24 Ore. Al contrario del libro che vi ho spiegato prima, questo qui, e si vede anche dagli autori che sono un economista e un editorialista del Sole 24 Ore, ha un approccio più economico, più formale, sì, è sostanzialmente questo. In più ha anche una cosa interessante che magari potrebbe anche essere utile, ha un approccio cronologico, quindi va pari passo, esamina tutte le tappe più importanti del percorso di Mario Draghi all'interno della Banca Centrale Europea. Quindi, ad esempio, dopo Cipro il sentiero ancora più stretto, 4 aprile 2013. Dopodiché va 6 giugno 2013, quando Democle si chiama Kursk. Poi continua, insomma, ha un approccio cronologico, una cronostoria praticamente. 11 giugno 2013, le paure della Bundesbank. E vi spiega tutte le vicissitudini di Mario Draghi, anche qui, all'interno della Banca Centrale Europea. Io vi consiglio entrambi. Altrimenti scegliete voi se volete avere un libro più con un approccio giornalistico o un libro più con un approccio formale ed economico. Vi ho dato due alternative. Io ce le ho tutte e due, ma questo è il mio mestiere. Prossimo libro e siamo al quinto. Ora, l'anno scorso vi ho consigliato un libro sulla moneta che si chiama Soldi di Galbraith, che è un famoso economista storico. E alcuni di voi l'hanno letto e lo hanno trovato un po' difficile, come lo stesso anche libro di Felice sulla storia economica italiana che ho consigliato anche l'anno scorso. Alcuni di voi addirittura del liceo, ragazzi del liceo, l'hanno letto e l'hanno trovato un po' difficile, quindi anche lì vi ho aiutato dandovi una soluzione, un'alternativa forse un po' più semplice rispetto a quello di Emanuele Felice riguardo alla storia economica italiana. E anche qui vi voglio dare un'alternativa forse, anzi molto probabilmente più semplice riguardo il tema della moneta rispetto al consiglio del video scorso di un anno fa, e vi consiglio il libro di Riccardo De Bonis e Maria Iride Vangelisti, Moneta, dai buoi di Omero ai Bitcoin. Secondo me è un buon libro, sicuramente ha un approccio molto più facile rispetto a quello di Galbraith, anche se entrambi si occupano della moneta praticamente dall'inizio fino ai giorni nostri, addirittura rispetto invece al contrario di Galbraith, se non sbaglio, questo arriva anche ad analizzare il tema dei Bitcoin e delle stablecoin, di Libra, eccetera, eccetera, anche perché l'edizione del 2019, se non sbaglio. Però se volete sapere dei concetti riguardo la moneta, riguardo i sistemi di pagamento, riguardo le banche centrali e il suo funzionamento, eccetera, 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 secondo me è un buon libro e secondo me anche molto più accessibile probabilmente rispetto a Soldi, per l'appunto, di Galbraith. Di nuovo, io ve li consiglio, poi voi mi scrivete: oh, io ho letto questo, è stato fantastico. Ad esempio, ho avuto molti apprezzamenti riguardo il libro sulla geografia del lavoro di Moretti, è un ottimo libro, lo consiglio anche qui, anche se non fa parte della lista. Però alcune volte mi dite: ah, questo qua non l'ho capito, l'ho trovato troppo scuro. Quindi datemi comunque feedback, perché poi pian piano riesco a prendere la mira e darvi dei consigli appunto migliori. Quindi se volete sapere di più sulla moneta, sugli intermediari finanziari, anche se non in maniera completa, sui sistemi di pagamenti, eccetera, eccetera, è un libro abbastanza divulgativo e secondo me accessibile. Ovviamente si parla di moneta, quindi non è che stai parlando di storie d'amore, però Moneta di De Bonis Evangelisti. Prossimo libro. Sesto consiglio, anche qui sul profilo Instagram di WhatsApp Economy, perché ho sia quello mio personale dove faccio cose in maniera abbastanza discutibile e poi c'ho quello professionale di WhatsApp Economy su Instagram,
vi avevo preannunciato dell'uscita di questo video, quindi un motivo in più per seguirmi anche lì, e vi avevo chiesto quali potessero essere degli argomenti da trattare per l'appunto in questo video riguardo alcuni libri da consigliare. E c'è stata una persona che mi aveva chiesto un libro sul debito pubblico, anche perché è un tema che è ritornato in auge dopo un anno sotto bosco, è ritornato in auge anche per gli evidenti problemi del coronavirus. E per saperne un po' in generale riguardo le tematiche del debito pubblico, Carlo Cottarelli, Il Macigno. Ora alcuni di voi mi insulteranno perché ho preso Carlo Cottarelli, perché siamo su internet fondamentalmente, però a mio modesto vedere è un buon libro per conoscere in linea generale delle tematiche sul debito pubblico. Inizia con l'analisi su cosa sia effettivamente il debito pubblico, approfondisce il tema, e poi nella seconda parte, altrettanto interessante, analizza alcune soluzioni per risolvere il problema del debito pubblico, ad esempio uscire dall'euro oppure rinnegare il debito pubblico, cosa che è stata anche consigliata in un certo qual modo da Sassoli, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro alla fine del libro prende in esempio anche le regole fiscali dell'Europa, quindi analizza anche questo aspetto qui. Secondo me è un libro interessante, non troppo lungo. Comunque Cottarelli è bravo a divulgare la materia, utilizza un linguaggio abbastanza scorrevole e comune, e quindi lo consiglio. Se volete saperne di più sul debito pubblico, Carlo Cottarelli, Il Macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene. E poi un giorno parleremo anche di austerity, ma non è questo il giorno. Tra l'altro, venerdì sarà il Black Friday e, come sapete, io ho un link di affiliazione Amazon, per cui potete usare quel link acquistando qualsiasi cosa voi volete. Addirittura c'è stato uno che ha comprato un taglierba, e io, se utilizzate questo link, mi frego una percentuale da Amazon, e quindi potete supportare in questo modo, facendovi bellamente i cazzi vostri, potete supportare comunque questo progetto di divulgazione economica. Quindi è molto importante, ci tengo, e quindi se volete comprare qualcosa durante il Black Friday o il Cyber Monday, passate prima dal mio link, così potete supportarmi. Andiamo al prossimo consiglio. Ferma. Prima del prossimo consiglio vi dico che stasera, mercoledì 25 novembre, sarò su Twitch verso le 10, 10 e mezzo. Ci prendiamo una birra, perché ho aperto un pub su Twitch che si chiama Joe's Pub. Stiamo lì, ci beviamo una birra insieme, chiacchieriamo, molto easy. Difficilmente parleremo di economia, anche se una delle ultime live abbiamo parlato di Max e poi siamo andati a finire a vedere una partita di dodgeball. Però, se vi va, sono lì stasera verso le 10 e mezzo. Joe's Pub, twitch.tv/joespub. Basta spammare cose personali, andiamo al prossimo consiglio. Anche qui su Instagram mi avete chiesto un libro sull'Unione Europea. Secondo me un libro anche qui breve, però allo stesso tempo abbastanza completo. Ho trovato questo di Pietro Graglia, L'Unione Europea, ho preso l'edizione in Kindle, L'Unione Europea, perché stare ancora insieme. È un libro, di nuovo, molto scorrevole, molto breve, che fa parte della collana dei... fa parte di questa collana qui, farsi un'idea, che io amo, ho abbastanza molti libri riguardo questa collana, perché riescono a spiegare tramite questi libricini qui, perché effettivamente sono libricini, concetti base riguardo un argomento. E in questo caso Graglia esamina per l'appunto l'Unione Europea, partendo dall'inizio, quindi da come è stata fondata, quindi dagli anni 50, dalla seconda guerra mondiale, poi gli anni 50, eccetera eccetera, arrivare fino ai giorni nostri. Va ad analizzare le principali istituzioni europee, quali ad esempio la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Consiglio Europeo, eccetera eccetera eccetera. Va a vedere anche ad esempio alcune tematiche molto importanti, come ad esempio il budget europeo, cosa di cui si sta parlando anche ultimamente. Io l'ho trovato interessante, pieno di spunti, breve. Cosa volete di più? Se volete sapere di più sull'Unione Europea, vi consiglio questo libro qui, L'Unione Europea, perché stare ancora insieme. In Kindle non costa neanche tanto. Signori, cosa, cioè, veramente, dai, eh? Prossimo consiglio. Ora, sapete bene cosa penso di tutta la questione di smart working, remote working. Tra l'altro qualche giorno fa in TV ho sentito la parola "i lavoratori possono smartare". Io veramente
avevo intenzione di buttarmi dalla finestra, appena ho sentito questa parola. Ho fatto due video in merito, uno a inizio pandemia, dicendo che no, non stavate facendo smart working, e uno verso settembre aggiornando un po' la situazione. Ma se non volete credere a me, io vi consiglio un libro per approfondire il tema dello smart working, che si chiama Smart Working, istruzioni per l'uso. Questo libro, secondo me, è molto breve anche qui, ma pieno di concetti. Soprattutto lo consiglio ai manager che mi stanno ascoltando, o alle persone che lavorano in azienda e che ogni volta che sentono parlare di smart working, quando non lo stanno facendo, si vogliono ammazzare. Consiglio di leggere questo e di consigliarlo anche ai vostri colleghi o dipendenti, di leggerlo e capire cosa significa veramente smart working, perché non è solo una nuova modalità di lavoro, ma è anche un approccio mentale al lavoro completamente diverso, e comprende anche nuovi strumenti per poter lavorare per l'appunto in smart working. Quindi vi consiglio questo libro, Smart Working, istruzioni per l'uso, che cosa cambia con le nuove modalità di lavoro, e l'autore è Dario Villa. Di nuovo vi lascio il link in descrizione con link Amazon, eccetera eccetera. Quindi non fidate di me, come al solito vi dico nei video, non fidatevi di me, ma andate ad approfondire nei link in descrizione. In questo caso, se volete approfondire il tema dello smart working e non ci credete alle mie parole, this book. Prossimo consiglio, andiamo verso la fine. Ora, anche qui, su Instagram mi avete chiesto un libro sulle istituzioni finanziarie, banche centrali, eccetera, eccetera. Ora, attualmente io ancora non sono riuscito a trovare o a leggere un libro che tratta il tema in maniera divulgativa, come ad esempio i libri che vi ho consigliato prima, come ad esempio quello di Zamagni o quello suo stesso sulla moneta. Non li ho trovati perché non li ho trovati io. Se li conoscete, ditemelo pure, oppure perché comunque capisco bene come la materia non sia affatto semplice e che è abbastanza tecnica e che richiede anche molto spesso l'utilizzo della matematica, se si vuole inquadrare per bene il contesto. Quindi purtroppo con questo consiglio non vi andrò a consigliare un libro divulgativo, ma un libro accademico con cui io ho eseguito anche un esame all'università e che è sempre presente sotto ogni mio video come un libro di consigli degli acquisti, che si chiama Istituzioni e mercati finanziari. Lo so, è un bel libro, sono 700-800 pagine ed ha anche un approccio accademico. Però se volete sapere veramente qualcosa in maniera completa riguardo l'argomento e rendervi immuni da veramente tante balle che si dicono riguardo le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, le banche centrali, i mercati finanziari, è un vero e proprio vaccino riguardo questi temi. So benissimo che non fa per tutti, non tutti, anche perché ha un costo anche abbastanza considerevole, sulla quarantina di euro, però è un vero e proprio vaccino. Ogni volta che ho qualche dubbio, devo fare un video riguardo i mercati finanziari, eccetera, eccetera, vado sempre a consultarlo. Io ho la versione vecchia perché sono vecchio, però ultimamente è uscita anche l'edizione aggiornata, che ovviamente vi lascerò in descrizione, quella aggiornata sicuramente. Che dire altro? È un vero e proprio vaccino contro la disinformazione finanziaria. Questo non tratta temi di risparmio, investimento, eccetera, eccetera, ma tratta proprio tutta la struttura dei mercati finanziari, delle banche centrali, eccetera, di sistemi di pagamento, assicurazioni, eccetera, eccetera. Quindi, non lo so, di nuovo, se avete qualche consiglio di qualche libro che conoscete, magari un po' più divulgativo riguardo i temi, questo tema, consigliatemelo, perché lo acquisterei all'istante. Però per il resto veramente non so così consigliarvi altro riguardo questo tema. Ultimo libro, e poi tra un po' faremo un secondo video che vi consiglierò altri 10 libri riguardo l'economia, proprio per tenervi impegnati durante questo anno con le letture. Ultimo video, lo sto utilizzando anche per scrivere i video sulla storia economica italiana, oltre a quello di Zamagni e a tanti altri. Infatti, se vedete, un po' la mia libreria è un po' distrutta perché ho preso i libri dalla libreria. Guido Melis, un grande autore riguardo questa tematica, la burocrazia. Anche questo fa parte della collana Farsi un'idea. Quindi libricino molto piccolo, 130 pagine scritte anche abbastanza grandi, le parole,
analizza la storia della burocrazia italiana dal 1861 fino ai giorni nostri. È un argomento importante, soprattutto se si vuole capire di più la storia economica italiana, perché ormai gli studi di economia hanno capito bene quanto sia importante l'amministrazione pubblica e lo Stato per far l'efficienza di tutto ciò, della macchina burocratica, per far crescere economicamente una società. E quindi è centrale questo tema, soprattutto in Italia, dove è molto famosa per la sua pubblica amministrazione super inefficiente. E tramite questo libro scopriamo che in realtà i problemi non sono solo attuali, ma nascono dalla fine del 1800 in realtà. Come e perché? Non ve lo dico, altrimenti vi spoilerò il libro, però i problemi della burocrazia, dell'inefficienza, di tutti gli strascichi che poi hanno portato a quella situazione che stiamo vivendo adesso, nascono più o meno da subito dopo la creazione dello Stato italiano e della burocrazia italiana, che è completamente ereditata dallo Stato sabaudo. Poi con Giolitti succedono le cose, Mussolini che pensa di rivoluzionare la burocrazia italiana, in realtà non ci riuscì, come tante altre cose che non riuscì a fare Mussolini, ma vabbè, non prendiamo anche questo discorso. E niente, quindi Guido Meris, la burocrazia. Io sono veramente esaurito perché ancora mi fa male il naso dopo 3 settimane dall'operazione e ancora gonfio come un pallone. Ogni volta che parlo sento le vibrazioni della voce propagarsi su tutte le mie ossa ancora fragiline del mio naso. Quindi io sono esaurito, sono stanco, vi lascio per questo video. Vi ho consigliato 10 libri dell'economia, a breve ne arriverà un altro sempre con questo format. Di nuovo, per chi volesse, ci vediamo questa sera, mercoledì 25 novembre, verso le 10:30 su Twitch, a berci una birra insieme, a chiacchierare del più e del meno. E seguitemi sui canali social, Instagram, WhatsApp Economy, Giorgio.demarco, e iscrivetevi al canale, basta. Sto spammando troppo in questo video, però niente. Ci vediamo al prossimo video! È il 25 novembre, manco un mese a Natale! Fate i vostri regali, comprate un bel libro tra questi e i vostri amici, parenti, cugini e nipoti, come me, direbbe qualcuno più famoso di me. Alla prossima! Make Christmas great again! Dai!